Fratelli e sorelle, non vorrei sciupare con le mie parole quanto abbiamo ascoltato adesso dal racconto della passione di Giovanni. Tuttavia, penso sia necessario sottolineare alcuni aspetti della celebrazione che stiamo vivendo, proprio per coglierne ancor più il senso di quello che la liturgia ci vuol dire e di quello soprattutto che la liturgia vuole realizzare attraverso questa particolare e singolare celebrazione che ogni anno noi viviamo il Venerdì Santo. Sì, oggi è il Venerdì Santo, è il primo giorno del Triduo Pasquale. Abbiamo lasciato un po' l'ambiente intimo, familiare, conviviale dell'ultima cena che abbiamo rivissuto ieri nella celebrazione del pomeriggio. E poi abbiamo anche prolungato nella preghiera di adorazione notturna dinanzi al sacramento. La liturgia di oggi invece dà inizio, possiamo dire, quasi ad un percorso, ad un cammino che noi dobbiamo compiere come discepoli. Perché Gesù spesso ha detto ai suoi discepoli: chi vuol venire dietro a me, chi vuol essere mio discepolo, chi vuole identificarsi con me, ecco, deve compiere un cammino. E oggi in particolare Gesù ce lo chiede, soprattutto perché Gesù lo porta a compimento. Lui il Maestro, Lui che si è fatto servo di tutti, Lui che compie questo doloroso itinerario. Come abbiamo ascoltato dal racconto della Passione, il punto centrale di questo percorso è il Golgota, luogo del cranio, dove dall'alto della croce Gesù consegna il suo spirito al Padre, accettando ogni sua volontà e portando a compimento la missione che il Padre gli ha affidato. Il brano di Isaia che abbiamo ascoltato nella descrizione del servo sofferente ha anticipato tanti secoli prima quella immagine che oggi ci è stata, possiamo dire, dipinta attraverso la Passione e che Pilato ha presentato: Lecce Homo, ecco l'uomo. E quelle parole hanno trovato evidente riscontro, quelle parole di Isaia, del servo sofferente, nel Gesù della Passione di Giovanni. Oggi non celebriamo l'Eucaristia e fino alla veglia pasquale la Chiesa non celebra Eucaristia. Ma è proprio la parola a diventare oggi sacramento, perché è la parola che ci disvela il mistero. Il servo sofferente sfigurato, disprezzato, reietto dagli uomini e innalzato, onorato, esaltato grandemente. E questo infatti mai accaduto, lo spettacolo al quale l'umanità non ha mai assistito. Le piaghe del Signore ci guariscono perché sono piaghe d'amore. Da oggi fino alla veglia pasquale, quindi, non più il pane e il vino saranno i segni di una presenza, ma la croce. Parola unica, chiara, definitiva, che Dio oggi pronunzia per noi. La croce è il sacramento che sovrasta da oggi fino alla veglia le nostre chiese. E soprattutto attira il nostro sguardo, segno non più della presenza ma dell'assenza dello sposo. Di fronte alla croce allora come ci poniamo noi? Quale risposta diamo? In quale personaggio di tutti quelli che abbiamo ascoltato nel racconto della Passione ci riconosciamo? Oltre le nostre parole vuote, di fronte alla croce possiamo avere solo atteggiamenti autentici
e gesti essenziali. Innanzitutto il silenzio, come Isaia stessa ci suggerisce, nello stupore di ciò che è accaduto allora e di ciò che accade, perché la liturgia vuole che il tempo e lo spazio si annullino di fronte alla celebrazione del mistero. Il silenzio per ascoltare l'ultimo respiro di Cristo, che, come dicevano i padri della Chiesa, è il primo respiro della Chiesa stessa. Lo sguardo, come quello del centurione che ha visto morire Gesù, e proprio perché lo ha visto morire ha potuto affermare: costui è veramente il Figlio di Dio. La solidarietà che ci libera dalla solitudine della morte per aprirci alla comunione con Cristo e alla sua vita nuova. Oggi sarai con me nel paradiso. La disponibilità ad accogliere quello che Lui ci dona dall'alto della croce, l'amore del Padre, il dono dello Spirito, il sangue e l'acqua, segni ecclesiali e sacramentali che ci rigenerano come creature nuove. L'accoglienza della madre sua: donna, ecco tuo figlio. Una madre che resta accanto a noi laddove la passione di Gesù ancora non finisce, perché la passione di Gesù è la passione degli uomini, è la passione di ogni uomo. E proprio all'intercessione di Maria vogliamo affidare oggi, lei che è madre dolorosa, tutti coloro che vivono l'esperienza del Golgota, le vittime delle guerre, la guerra in Ucraina e di tutte altre guerre, le vittime del terremoto, le vittime come i bambini innocenti, come le persone fragili e tutti coloro che li piangono, le vittime della violenza gratuita, della morte ingiusta. A lei, insomma, vogliamo affidare tutti coloro che sono come Gesù su un Golgota di sofferenza e di morte. La croce, infatti, che fra poco adoreremo, è il segno eloquente ormai di quello che Gesù ha compiuto come sua passione, ma che ci rimanda comunque a guardare alla realtà intorno a noi e intorno al mondo, che là dove c'è un uomo che soffre, questa passione continua. E per questa passione noi dobbiamo implorare quel Dio che non ci lascia soli, ma che ci viene incontro nella sua misericordia. Il Venerdì Santo è il giorno in cui la croce sovrasta il nostro mondo fatto di sofferenza, di violenza e di morte. Segni di un male, conseguenza del peccato, che sembra prevalere sul bene. Tuttavia è proprio il Venerdì Santo che ci ricorda che niente è finito, ma tutto è compiuto, soprattutto se siamo capaci di prendere la nostra croce e seguire Gesù in questo itinerario con fedeltà e amore. Padre Pio, il Cinereo di tutti, ci aiuta a comprendere il mistero che oggi celebriamo. Lui, che sotto la croce ha imparato a seguire Gesù, ad offrirsi come Gesù, ad amare come Gesù.